Cerchiamo di stare nei tempi per dare il modo a tutti di intervenire. Grazie. Ciao a tutti, per me è un grande piacere essere qua con voi oggi, un grande gruppo. Andrò un po' a braccio. La semantica delle parole è molto importante e me lo disse qualcuno il 12 ottobre alla manifestazione. Non voglio fare nomi, ma è Francesco Neri. Leggendo lo statuto che avete proposto, mi sono concentrato già ieri, ve lo dissi, sulla scritta i comitati popolari territoriali. Abbiamo detto che la semantica è molto importante. Io già dalle magliette, come potete vedere, Emergency, Wikileaks, non sono certo un esponente fascista. Però a me, se dovessi appunto portare un comitato, vorrei che fosse come un comitato territoriale cittadino e quindi non popolare, come è stato scritto, perché sennò richiama un po' troppo potere al popolo, popolare, troppo, se, a mio avviso, spostato sul concetto di sinistra. Dove questo, abbiamo detto, deve essere trasversale, dobbiamo creare una partecipazione e stare attentissimi alle parole che usiamo. Lo stesso vale per la bandiera, non devono esserci mai più stelle rosse. Tanti rosse non ci sono. Avete parlato un po' di tutto. Rothschild, Auriti, Federal Reserve. Non voglio soffermarmi su questo. Io non si capisce? Io come esperienze personali ho viaggiato in Palestina, in Iraq, sono stato prigioniero 10 ore al confine con la Siria, ho fatto l'Iran e ho visto la devastazione che ha creato la NATO e gli Yankee in quei territori. I 5 punti fondamentali di questo nostro programma sono quelli che condivido pienamente e ne ho presi 2. La NATO, il no alla NATO e il riappropriarci della moneta. Voglio leggervi un breve 2 righe del Sole 24 Ore del 2011. L'Italia, miglior alleato americano. Dice l'ambasciatore Melvin Sandler all'indomani dell'invasione dell'Iraq. Pur riconoscendo che l'Italia può sembrare frustrante e bizantina, è un posto eccellente per condurre i nostri affari politico-militari. Quindi io voglio prendere questo impegno, concentrarmi su questi 2 punti, la sovranità monetaria che appartiene ai cittadini e l'uscita categorica dalla NATO come strumento di aggressione agli altri stati. Se volete andare a vedere questo articolo, è stato fatto da il signor Claudio Gatti, Sole 24 Ore. Liberiamo l'Italia, avanti tutta! Siena. Si prepara Maria Antonietta Serino. Buonasera a tutti. No, casetta. Scusami. Buonasera, sono Gaia e porto saluti della direzione nazionale del Partito dei CARC, un comitato di appoggio alla resistenza per il comunismo che oggi purtroppo non hanno potuto essere presenti. Come Partito dei CARC guardiamo con interesse a questa nuova formazione di Liberiamo l'Italia, come a quello che fa gli interessi delle masse popolari, e speriamo di poter proseguire, insomma, con questo aggregato una politica raffronto e unità d'azione, come ricordava anche qualcun altro prima. Innanzitutto anche perché siamo d'accordo sul nome, a partire dal nome, no? Qualcuno ricordava della semantica. Liberiamo l'Italia, è giusto. Liberiamo l'Italia da cosa? Secondo noi, diciamo, ci sono dei punti da trattare anche per quella che è la sovranità nazionale, per ristabilire una sovranità nazionale del nostro paese. Innanzitutto l'Unione Europea, che è stata ricordata da tutti, insomma, l'uscita dall'Unione Europea è fondamentale, perché fondamentalmente è un'istituzione che
affama le persone, affama le persone comuni, le masse popolari con le sue politiche d'austerity, e dall'altra parte concede libero campo comunque sia ai grandi capitalisti, concede piena libertà di venire anche nel nostro paese, di prendere quanto c'è del tessuto produttivo, spolpare, prendere tutti gli aiuti statali che ci possono essere e andare via. Una cosa fondamentale è la difesa del tessuto produttivo del paese. In queste settimane stiamo avendo un attacco, in questi mesi, in questi anni, ma più che la crisi avanza, più sono meccanismi che si evidenziano. Stiamo avendo un attacco pauroso, Ilva, Lucchini, Whirlpool, solo per citare le principali vertenze. Non c'è sovranità nazionale senza difesa dell'apparato produttivo. Altra cosa, non mi soffermo, abolire il debito pubblico, cominciando da non pagare gli interessi sul debito pubblico, perché sono quelli che fondamentalmente rappresentano una falsa catena per il nostro paese, anche perché i maggiori contraenti del debito pubblico non sono i semplici cittadini, sono le banche, sono i grandi finanzieri, sono i grandi gruppi capitalisti. Grazie. E quindi insomma sono loro, diciamo, che affamano anche il popolo italiano. Dalla NATO, come hanno ricordato varie persone prima, dalla NATO e dalle ingerenze degli Stati Uniti nella nostra politica, nella nostra economia e nel territorio. Io vengo dalla Toscana, dove c'è la base di Camp Darby. Camp Darby, per chi non lo sapesse, è la più grande base arsenale degli Stati Uniti fuori dagli Stati Uniti. Armi che non sappiamo nemmeno cosa c'è a Camp Darby, ed è l'Italia ovviamente, certo, assolutamente. E quindi anche per la finita con la partecipazione alle guerre promosse da loro. E poi soprattutto una cosa che è stata citata poco, perché però è fondamentale: sovranità nazionale con la presenza del Vaticano nel nostro paese non può avvenire. Cioè, un potere occulto, un potere irresponsabile, nel senso che non si assume la responsabilità di quello che fa, e soprattutto parassita. Cioè, se parliamo appunto di economia, di istituzioni, di ingerenze, il Vaticano è un'istituzione con cui dobbiamo fare i conti, e che non ha un peso marginale. Lo vediamo dalla Costituzione, dalla nostra Costituzione. Sì, sto finendo. La Costituzione, lo vediamo, i patti lateranensi che abbiamo in Costituzione lo dimostrano. Quindi per liberare l'Italia bisogna installare un governo che sia espressione, che sia formato, che sia espressione delle persone, delle masse popolari che si organizzano sul territorio a partire da quelli che sono gli ambiti in cui vivono e lavorano, a partire dalle scuole, dalle università, dai posti di lavoro, per far fronte almeno agli effetti più gravi della crisi. E è necessario appunto organizzarsi per farla finita con il liberismo, con il neoliberismo, ma infine con il sistema capitalista, perché il sistema economico, qualsiasi eccezione gli vogliamo dare, è sempre quello, fondamentalmente. E finché questo sistema economico permane, non ci può essere un miglioramento per le condizioni di vita delle persone, perché gli interessi della classe dominante e delle masse popolari non sono conciliabili, e nessun governo in questo sistema può conciliarlo. Innanzitutto, partendo dall'applicare quelle che sono le parti progressiste della Costituzione, quelle elettive sono applicate a tutti, quindi applicare le parti progressiste, già quello è l'inizio che ci farà anche vedere quanto viene ostacolata questa applicazione. Infine dipende da noi, non ci sono rischi, dipende da noi. E quindi volevo augurare a nome del Partito Unitario buon lavoro, buon proseguimento, e che questa delegata insomma diventi il potenziale che dimostra di avere. Grazie. Grazie. Maria Antonietta di Caserta. Alessandro Porto di Polina. Buonasera a tutti. Allora, io vengo a testimoniare rispetto alla sanità come operatore sanitario di 35 anni di lavoro, andato a gennaio scorso in pensione anticipata per esaurimento.
per esaurimento praticamente di vivere quotidianamente una sorta di schizofrenia tra quelli che erano stati i valori che mi avevano spinto a scegliere questa professione, che credo sia tra le più belle professioni del mondo, dove quello che conta fondamentalmente è la relazione con la persona nel suo globale e non soltanto su quello che può essere un organo o una malattia, praticamente una scelta fatta 35 anni fa che nel tempo praticamente è stata completamente boicottata da questo sistema. Tutto è iniziato come il primo segno dal passaggio dalle USL alle ASL, creando le aziende. Non è possibile lavorare con le persone, soprattutto persone che si trovano in particolari situazioni di fragilità, praticamente riducendo tutto quanto a dei conti che devono tornare. E vi assicuro che io mi ci sono trovata dentro come medico di famiglia, quindi l'ultima ruota del carro, al quale hanno affidato gli unici ad avere il ricettario rosso e quindi quelli suscettibili di controllo sulla spesa sanitaria. Siamo stati completamente torturati mese per mese sui report sulla spesa per quello che riguardava sia la diagnostica che la farmaceutica. Questo praticamente mi ha portato a fare lotte continue con la mia ASL. Alla fine siamo finiti con gli avvocati, dove io ho denunciato o ho minacciato di denunciarli, perché praticamente volevano continui resoconti sulle prescrizioni che facevamo ai nostri pazienti per le loro patologie, se rispondevano o meno a delle note create da loro che non rispondeva assolutamente a quello che poteva essere la cura della persona. Praticamente mi sono stati tolti addirittura dei soldi dallo stipendio per aver prescritto delle scatole di gastroprotettori a un paziente morto che aveva una gastrite uremica perché era in dialisi, completamente anticostituzionale, perché in questi casi dovrebbe entrare in campo la Corte dei Conti e non gli organi dell'ASL. Rispetto alle vaccinazioni, una pressa continua a far vaccinare tutti. Ogni anno ci venivano proposti vaccini antinfluenzali, quelli normali e quelli adiuvati, vaccini che venivano adiuvati con una particella, l'MF59, che praticamente da studi pare che nel tempo abbiano potuto procurare degli linfomi non Hodgkin, perché andavano praticamente ad agire sul sistema immunitario. Io mi sono sempre negata di prendere questi vaccini, però vi dico un breve episodio: quando praticamente il responsabile della farmacia dell'ASL mi disse: dottoressa, ma voi gli fate le vecchiette, tanto dill quando può ne campà. Quindi questo linfoma di Hodgkin non sarebbe mai stato, non si sarebbe mai potuto vedere. Vi ripeto, questa pressa continua sulla spesa sanitaria. Ho visto colleghi che si sono completamente assoggettati a questa mentalità, dove negano praticamente esami del sangue a pazienti con linfomi perché hanno fatto l'emocromo 2 mesi prima e non possono aumentare la spesa sanitaria, oppure corsi ECM che ci hanno fatto. Soltanto non vi dico lì dietro che cosa ci sta, di giri di soldi tra case farmaceutiche e tutto quanto il resto, dove praticamente ci hanno fatto il lavaggio del cervello nell'usare un unico antibiotico, la moxicillina, che costa 2 euro a scatola per curare tutti i tipi di infezioni. Cosa assurda, assurda completamente. Quindi praticamente una continua schizofrenia nel lavoro. Io vedo i miei colleghi completamente esauriti, che pure loro non ce la fanno più a lavorare in questi termini. Metteteci tutti quanti le chiusure degli ospedali, la riduzione dei posti letto. Diciamo che io a gennaio scorso, potendolo fare, me ne sono andata in anticipata, ma con un grande dolore nel cuore, perché è stata una professione che io ho scelto, sulla quale io avevo investito tutto quanto il mio desiderio proprio di aiuto per gli esseri umani, per quelli che potevano essere in una situazione di fragilità.
è un grande dolore, e credo che fondamentalmente il responsabile sia proprio questo sistema neoliberista, dove non esiste più la persona, ma esistono i conti che devono tornare. Grazie tantissimo. Alessandro Borghi, grazie. Tito Castiglioni, si prepari. Sì. Allora, io personalmente non vorrei fare neanche questo intervento, e lo dico con umiltà, perché prima di tutto i giovani che si sono espressi stamattina hanno detto quanto io avrei voluto dire, ma riconoscendo di essere ormai vecchietto non credo di avere titolo quanto ne abbiano loro, e questo lo dico per profonda umiltà. Non ho voluto rinunciare perché comunque sono un lottatore, sono sempre stato così e sempre sarò così, quindi do un piccolo contributo. E sempre sul discorso della semantica, cosa significa essere accusati di sovranazionalismo? Ma perché non c'è nessun italiano? Io lo faccio, ma vedo che molti non si rendono conto, no? Ma quello che fanno i sovranazionalismi, ma lo stiamo considerando, anche quella è una parola e nessuno la conia. Il sovranazionalismo è una forma di nazionalismo per le proprie tasche, per le tasche di poche famiglie, non dei popoli. Quindi ci vogliono nuove parole, e io sono qui in questo movimento perché vorrei che capissimo l'importanza delle parole, le divulgassimo, e per dare una spinta al fatto che bisogna essere tra la gente tutti i giorni, non solo nel nostro lavoro, io lo faccio nel mio lavoro e tanti lo facciamo sicuramente, ma bisogna essere presenti nella città. Qualcuno ha proposto di... A me non interessa il cambio del nome, popolo per me va benissimo, più che bene. Vengo dai 5 Stelle, ci sono stato solo un anno, e dico, ma cittadino qui, cittadino là, ma alla fine che cosa è cambiato se vanno avanti in questo modo? La cittadinanza. Allora, La cittadinanza. Sì, sì, la cittadinanza, mi trovi d'accordo sulla cittadinanza, ma questo fatto del cittadino che deve essere modificato il nome, sostituito il nome popolo a un altro nome, non lo capisco, ma io accetto anche cittadino, non è un problema questo, volevo dire. Il problema è essere in mezzo alla gente. Io proponevo appunto che tutti i santi giorni, anche fossimo solo in due in ogni città, ci trovassimo nel centro di una piazza cittadina e iniziassimo a divulgare queste idee. Io sto aspettando che passi questa cosa. Allora, Tito Castiglioni. Ecco. C'era Nino Valori. Nino, come stai oggi? Stai ancora malissimo? E tra poco ti chiamo. Allora, si prepara Luigi Marilli di Pescara. Buongiorno a tutti. Non farò un discorso organico, tra l'altro tanti dei punti che volevo affrontare sono già stati esposti da altri, in particolare per quel che riguarda la NATO e l'internazionalismo, che stamattina è stato affrontato anche dal redattore Leonardo Sinigaglio. Voglio cominciare intanto, per toglierlo di mezzo, con un emendamento che poi verrà proposto per me e che verrà spedito. Comunque lo voglio leggere per tornare a un punto, se vogliamo, molto parziale, però anche molto concreto. L'emendamento è proposto da Ludovica Tartaglia, che è quella ragazza che alla manifestazione del 12 ottobre ha fatto quel discorso appassionato per la liberazione di Assange, contro la carcerazione di Assange, e mi ricordo che all'epoca questo problema era stato affrontato unanimemente dalla piazza, facendolo uno dei punti di mobilitazione insieme alla difesa del contante. Adesso c'è Messi che ha sopravanzato anche questo problema qui, quindi diciamo che
è andato un po' in secondo ordine. Comunque noi come comitato del Tiguglio, Tiguglio è il pezzo di territorio della Liguria vicino a Genova che va da Portofino fino a Monella, comprendendo Chiavari, Lavagna, eccetera, eccetera, che ci siamo riuniti giusto giovedì scorso e abbiamo letto lo statuto appena pubblicato e quindi abbiamo avuto l'intenzione di proporre questo emendamento per riallacciarci proprio a quello che era stato lo spirito della manifestazione del 12 ottobre. Comunque l'emendamento approvato e fatto proprio dal CPT Tiguglio dice: l'idea iniziale, principio ispiratore della manifestazione del 12 ottobre, cioè iniziativa pubblica promossa da un movimento apartitico a cui si può partecipare a livello individuale senza simboli di partito ma solo con il tricolore della Repubblica, sia prassi costante nell'attività pubblica del movimento. Cioè, non, questo è il commento, non sarebbe coerente, non avrebbe senso accettare bandiere di altri partiti o movimenti che darebbero l'idea in modo visibile di una divisione o al più di un'unione di forze identitarie invece che di persone che condividono percorsi e obiettivi. Questo naturalmente, essendo un emendamento, poi sarà proposta alla discussione, però è molto importante, come si diceva, come hanno detto anche altri, l'utilizzo dei simboli e l'utilizzo dei contenuti, l'utilizzo dei percorsi che vogliamo e come ci presentiamo alla popolazione che ci segue e che noi vorremmo organizzare. Questo è fondamentale, l'organizzazione, perché come sempre senza organizzazione le idee, i contenuti, gli obiettivi non si possono portare avanti e tantomeno raggiungere. Ora stanno fiorendo varie organizzazioni e anche vari gruppi di pensiero a livello nazionale, che so, a parte Vox Italia come partito politico che si è subito formato dopo la nostra manifestazione, ma si ipotizzano e sono già stati in parte realizzati dei gruppi di lavoro tra intellettuali, in particolare ne cito alcuni, quello di Scardovelli insieme a Vitalizzi o quello di Giulietto Chiesa che cerca di raggruppare tanti altri intellettuali specializzati in diverse discipline che abbia insieme la possibilità di creare un'analisi in vari settori, in varie situazioni e produrre anche delle proposte che andrebbero a lunga scadenza. Qualcuno ha addirittura detto, al momento di questa proposta, sì, l'intellettuale collettivo di Gramsci. Mi dispiace, ma hanno ceffato in pieno, perché il concetto dell'intellettuale collettivo di Gramsci, scusate se faccio riferimento a una figura che forse così, per alcuni ormai può essere sorpassata. Comunque l'intellettuale collettivo di Gramsci era proprio il contrario, di riunire gli intellettuali a produrre e a dare indicazioni al popolo in modo separato, perché questo non avrebbe potuto effettivamente interpretare le aspirazioni più profonde del popolo e non avrebbe dato la possibilità al popolo di partecipare a, non solo all'analisi ma all'elaborazione per la sua liberazione. Per Gramsci l'intellettuale collettivo era il partito di cui gli intellettuali insieme ai lavoratori, insieme alle forze produttive avrebbero potuto elaborare. Questo mi sembra che è ripreso bene anche nel manifesto politico e anche nello statuto, dove i comitati politici popolari territoriali sono anche, oltre che momenti di discussione, anche momenti di formazione, informazione, formazione e autoformazione. Questo è molto importante, cioè non toglie che si possa organizzare a livello nazionale una formazione anche extra che vada nello specialismo, però la formazione reale e partecipata è quella fondamentale se si vuole costruire veramente un movimento che dia la spinta che è necessaria oggi per il cambiamento. Riprendo un attimo quello che grazie Luigi Marini. Il prossimo è Daniela Tana di Lecce.
Luigi, mi perdoni un attimo, sì, perché devo... Allora, noi aspettavamo un collegamento Skype con Paolo Maddalena. No, non ci riesce perché sta male. Stava male, ci voleva collegare, proprio in questo momento non ce la fa. E quindi ci ha mandato dei saluti che io penso sia importante leggere, dell'amico Maddalena. Carissimi, vi complimento per la vostra fatica e il vostro impegno. Desidero dare il mio apporto con queste poche parole. Il mio convincimento è che bisogna partire dal pensiero che ha sconvolto l'economia italiana e quella mondiale, il neoliberismo. Secondo questo pensiero, la ricchezza deve essere concentrata nelle mani di pochi e tra questi pochi ci deve essere una forte competitività e lo Stato non deve intervenire nell'economia con i suoi aiuti alle imprese. È un pensiero profondamente errato, poiché anziché partire dalle fondamenta parte dal tetto. La riprova è che dopo 30 anni e più di questo modo di pensare l'economia mondiale è in crisi. Occorre seguire invece il pensiero di stampo keynesiano secondo il quale la ricchezza deve essere distribuita alla base della piramide sociale e lo Stato deve intervenire come volano nell'economia. Specie in tempo di crisi, il neoliberismo ha usato lo strumento fondamentale della privatizzazione delle fonti di produzione della ricchezza nazionale rendendo private le funzioni statali, vedi autostrade, senza capire che mentre l'ente pubblico ha il dovere di giovare alla collettività intera, una società per azioni ha il dovere di perseguire solo gli interessi dei soci. In questa maniera viene attaccata l'esistenza stessa dello Stato, e cioè il popolo, il territorio con quanto esso contiene e la sovranità. In sostanza viene abolito il patrimonio pubblico e la possibilità stessa di svolgere una politica economica. L'effetto è un impoverimento generale. A ciò è da aggiungere che la finanza ha ottenuto dallo Stato compiacente la possibilità di creare denaro fittizio, derivati, subderivati, i quali assommano oggi a 100 volte il PIL di tutti gli stati del mondo. Con questa moneta falsa la finanza ha comprato la ricchezza falsa, impadronendosi poi, mediante le privatizzazioni, anche di beni reali. Le banche dei paesi più forti sono in maggior parte colme di derivati, i quali hanno il torto di venire a scadenza e quindi di far crollare il castello di carta su cui essi l'avevano costruito. A questo punto le banche licenziano gli impiegati, 8.000 sono in Unicredit, e si inventano il MES, il quale non danneggia i paesi forti, poiché questi hanno dalla loro parte il mercato, che agisce soggettivamente e non oggettivamente, ma colpisce a molti paesi deboli, i quali, costretti a chiedere prestiti, sono poi sottoposti a misure gravissime di garanzia e se non pagano vanno in fallimento, con tutto ciò che a questo consegue. È per questo che gli operatori del MES sono immuni da responsabilità penale, civile ed amministrativa. Quanto ho scritto mi sembra il punto centrale del problema e ritengo che non sia affatto utile girargli attorno, discutendo di singoli problemi. In tal modo si fa l'interesse dei nostri nemici, che dobbiamo battere facendo conoscere l'idiozia del pensiero neoliberista, la tragicità delle privatizzazioni, utilizzando al posto di queste le nazionalizzazioni. Questo è il mio piccolo contributo. Grazie a tutti e buon lavoro a Liberiamo l'Italia. Paolo Maddalena. Ovviamente arriviamo a Paolo, la nostra regione, che è proprio... doveva esserci anche ieri. Dobbiamo coinvolgerlo in questo movimento, soprattutto adesso contro il MES. Ma noi accogliamo ovviamente l'auspicio di Maddalena. Il problema è il neoliberismo e il tentativo di riportare al centro la politica pubblica, l'etica pubblica e lo Stato. Questa è la nostra mente. Prego. Buonasera a tutti, sono originario da Pescara. Chi? Sì, insieme ad alcuni amici abbiamo partecipato alla manifestazione del 12, quindi io porto solo questo contributo dicendovi che abbiamo recentemente costituito il Comitato Popolare dell'Abruzzo e che tra i punti fondamentali abbiamo scritto nel nostro statuto che ci impegniamo abbastanza tenacemente nella divulgazione, specialmente verso le nuove leve, dei principi e dei dettami della Costituzione, che è alla base, diciamo, di quello che è il nostro movimento attuale. Grazie a tutti. Grazie Luigi, Daniela Panna invece,
Poi diamo la parola a Nino Colloni. Stiamo parlando qui del MES, no? Abbiamo detto, sentito dire che è stato creato forse per spillare soldi agli stati, però non è quello il fine di spillare soldi agli stati. Il fine è quello di ridurre lo Stato in assorbimento, di renderlo di renderlo in una situazione politico-finanziaria che, in cui non può più fare niente, quello di essere asservito. Ora, e questo lo fanno appunto con l'inganno, perché parlano di tutto ma non dicono la verità. Qui c'è una situazione, una logica assurda, che abbiamo capito tutti che è una logica assurda, gli stessi governanti l'hanno capito, però lo accettano, vanno avanti. Ma perché vanno avanti? Che cosa li costringe ad accettare? Che cosa li costringe a tradire? Lo vediamo anche nella nostra situazione in Italia, la Costituzione ormai è carta straccia. E quello che succede, purtroppo, è dimostrato dalla Costituzione a cui sono sottoposti i nostri governanti, è dimostrato da tante situazioni che noi abbiamo in Italia. Io vengo dal Salento, una regione, una parte della regione Puglia, che è così tartassata che la gente non lo sa, perché nessun media dice la verità di quello che ci sta succedendo. Noi abbiamo situazioni molto gravi con TAP, questo gasdotto che deve arrivare. Noi abbiamo situazioni con questa frode Xylella, che è una vera, una grande bugia, non c'è un'epidemia. Il TAP, per esempio, un gasdotto che arriva dall'Azerbaigian, che attraversa tutta l'Italia, dal Salento, che va fino in su a portare il gas alla Merkel, si diceva. Però originariamente doveva passare dalla Capodistria. Perché è cambiata la direzione? Perché a Capodistria, da quella parte, non esiste la legge 481 del 95, che era stata elaborata da Scajola per Berlusconi, e poi, siccome cade il governo Berlusconi, fu approvata da lì. Che cosa dice questa legge? Praticamente tutte le infrastrutture che riguardano l'energia sono a carico, anche se sono società private, completamente degli italiani, in bolletta. Dal 95 ci hanno aggiunto quelle voci oneri di e trasporto che prima non c'erano, e servivano per camuffare queste spese. Perché è chiaro, quando Berlusconi si è messo a vendere il gas insieme a Putin, a parte che tutto quel gasdotto da Putin fino all'Italia attraversando gli stati è stato costruito dalla Snam e nessun altro Stato ha contribuito. In più il gas, nel momento in cui arriva in Italia, dopo un poco che oltrepassa il confine, lo paghiamo 40% in più noi, che abbiamo fatto l'opera. E gli altri stati lo pagano il 40% in meno. Ma cosa dice questa legge? La legge dice che tutte le società private che vogliono costruire infrastrutture e distribuire l'energia possono accedere a un fondo dove prendono questi soldi che noi versiamo ogni mese grazie a quelle voci che ci hanno aggiunto in bolletta, e non li devono neanche restituire. Se una società privata deve costruire una centralina, prende i soldi, basta fare una piccola pratica perché sono tutti raccolti in un fondo, in una banca, prende i soldi, costruisce la centralina senza averla pagata. Poi se si vende la società, si vende anche la centralina che dobbiamo pagare noi. E questa è la situazione per cui noi continuiamo a pagare come se fossimo il bancomat di queste società. Se hanno bisogno di una consulenza di 200.000 euro, fanno una lettera a questo fondo, a chi gestisce questo fondo, e si prende 200.000 euro. Vi ricordate quando a gennaio 71 c'era quella storia che noi dovevamo pagare sulle bollette, per quelli che non pagavano? Beh, la storia era vera, ma è stata detta in modo inesatto proprio per non farci scoprire l'inghippo. Praticamente esisteva una società, si chiamava Gaia, che aveva vinto l'appalto per la gestione dell'energia elettrica alla pubblica amministrazione. Per vincere l'appalto ha proposto un prezzo troppo basso per cui ha vinto l'appalto, solo che poi non c'è entrata nei prezzi. Quando è arrivato un miliardo di debito, ha dichiarato fallimento. Ma grazie a questa legge non lo pagano loro, lo paghiamo noi.
perché quelli che distribuiscono energia o gas o energia elettrica sono completamente protetti, basta che vi guardate questa legge e capite di chi o di c'è. 481 del 1995, 481 del 95. Non solo, adesso si sta costruendo TAP. TAP la stiamo pagando tutti noi italiani, non solo il popolo salentino per quello che stanno facendo, ma in bolletta la stiamo pagando tutti. Non solo i salentini. Grazie a questa legge qui, al comma 2 dice esattamente questo, tutte le infrastrutture vengono pagate dagli italiani in bolletta. E noi stiamo portando il gas al Nord Europa, soltanto però che il sospetto è che dietro questa costruzione, ma è un sospetto che non riusciamo a scoprire, perché i governi sono complici di questo. Dovevano fermare TAP nel momento in cui si avessero vinto i 5 Stelle, hanno pure firmato degli accordi col popolo, col sindaco di Melendugno, ma poi non li hanno disattesi, la Renzi stessa l'ha fermato, quando è andata lì ha detto non si può fare. Hanno inventato delle multe, hanno inventato quelle, ma non esiste un trattato internazionale, non esiste. Soltanto dicono che se noi non facciamo fare TAP, la società ci può chiedere i danni per i contratti che è già stilato. Che cos'è il TAP? È il trans, è praticamente un gasdotto che parte dall'Azerbaigian. E adesso non lo volevo esattamente. Arriva nel Salento, nella zona di Melendugno, nella cittadina di Melendugno. Ah, tra l'altro, la giornalista Guarana Galizia di Malta, che è stata fatta saltare una bomba, alcune settimane prima era a Melendugno perché stava seguendo i soldi di questa grande corruzione truffa. E fu fatta saltare perché aveva scoperto tutto. Si tratta di 45 miliardi in 10 anni. La stessa cifra che ha detto il figlio. Quindi questa costruzione del gasdotto è un'enorme truffa a danno nostro che stiamo pagando noi, e quello è il problema. Noi lo siamo, adesso grazie a questa storia ne stanno arrivando altri 3 gasdotti che passeranno dal Salento, per questo ci stanno eradicando anche gli altri alberi, perché devono fare lo spazio. E noi paghiamo le infrastrutture al momento in cui partono le acque territoriali italiane, sono già considerate infrastrutture e le paghiamo noi. Ecco quello che voglio dire, stiamo pagando questa infrastruttura che attraverserà tutto l'Appennino, però abbiamo sospetto anche che sia un'enorme truffa. Perché? Ecco, per favore. Grazie. Perché siccome passa da una, sopra una faglia chiamata faglia Gloria che sta sul Mona, è impossibile costruire un gasdotto che passi sopra una faglia sismica. Lo stanno facendo, il tragitto è quello. Allora pensiamo che sia una truffa, perché? Perché esiste un'altra legge in Italia, quella del fattore di garanzia. Quando una società fa un'infrastruttura e poi lo Stato cambia legge e non la fa più andare avanti, lo Stato per 10-20 anni deve dare a quella società il mancato guadagno. Ecco, e questo è anche un altro aspetto per cui noi pensiamo che sia un'enorme truffa. La SNAM italiana prende 1 miliardo di euro l'anno proprio per questo motivo. Senza far niente, sta così, si becca 1 miliardo perché ha fatto delle opere che poi non sono state portate avanti, non sono state attivate. Vabbè, avrei voluto parlare anche di Pacifico, scusate, ma quello che voglio dire, va bene, capito? Quello che voglio dire, che questi imbrogli comunque sono coinvolti i nostri governi. Questo è il problema, da perché i governi non parlano? Cosa li costringe? Perché non dicono la verità? Se noi riusciamo a scoprire i motivi che costringono i nostri governanti a essere concordi, forse riusciamo a risolvere il problema. Grazie, Daniele.